direzione Fiera Cavalli. Sono le 7:21 e siamo partiti 20 minuti fa, quindi tra un po' saremo già in fiera. E niente, siamo super happy e non vediamo l'ora. Entrati in fiera dopo un po' di coda. Top. Entrati. Stiamo andando a vedere il Falabella e i mini pony che sono al padiglione 1. Io adesso andiamo subito lì ad accarezzarli. Sono difficile vederli. Allora, prendiamo in macchina. Arturo, ti sento. Sono carini. Venezia Giulia, ci spostiamo in Alto Adige. Eh sì, perché c'è Alessia Vignozzi, la seconda. Cibo! Mi ha fatto un po' di shopping, poi farò vedere cosa ho comprato, intanto mi sto mangiando le crocchette di patate. Tra un po' c'è l'incontro alle 1 da Marta Morgan e io tutto sto facendo già rifornimento. I carabinieri, sì, anche i carabinieri hanno il carabiniere con i cinofili. Appena uscita dal padiglione 6 dopo il mio incontro, siete venuti in tantissime e siete state dolcissime, infatti vi mando un bacione. E io sono uscita da Marta con altri 2 sacchetti, top! Ciao ragazzi, sono tornata a casa adesso dopo la fiera e adesso vi farò vedere un po' tutte le cose che ho comprato. Allora, è normale che la mia luce faccia un po' sceneggiate perché tipo se arrivo qua divento tipo un po' rosa, un po' rossa, però dettagli. Allora, ora vi farò vedere tutte le cose che ho comprato oggi in fiera. E prima vi faccio vedere però quello che mi avete portato voi. Allora, la prima ragazza che mi ha portato qualcosa, mi ha portato questo bellissimo unicorno stupendo con una letterina. E la ragazza che me l'ha portato si chiama Francesca, quindi grazie Francesca, ti mando un bacione. Poi dopo una ragazza che mi ha portato questo disegno bellissimo di Limbadi, solo che non so come si chiama perché non ha scritto niente, purtroppo. E però è bellissimo, ti mando un bacio anche se non so come ti chiami. Poi la mia Ludo mi ha portato un bellissimo portafortuna, che è un bracciale con tutti i peperoncini. Non so se si vede, lo tiro fuori. Bellissimo. Ecco, qua si vede già più. Ecco così. Col peperoncino e le stelline. Bellissimo, l'uomo. E queste sono le cose che mi avete portato. Allora, ho cambiato postazione perché qua sono più comoda a farvi vedere le robe perché ce l'ho tutte per terra. Cioè i sacchetti, quindi sono più comoda qua. Allora, la prima cosa che faccio vedere che ho comprato è questa stupenda capezza. È una taglia Cobb perché Star ha una testa minuscola. E infatti quelle degli Limbadi non li stanno, quindi ne ho presa una tutta sua. Ed è bellissimo di questa fucsia, di questo fucsia molto acceso. E, davanti al pelo e tutto questo pezzo in tipo strass glitter vellutati, sono bellissimi. È uguale sopra e è della HKM, Bella, sono molto felice di questa capezzina. Poi dopo ho preso una maglietta come l'anno scorso, aiuto cosa c'è sopra, un pelucchio, una maglietta di Progetto Islander con scritto sopra prometto di amarti e rispettarti tutti i giorni della mia vita. Poi dopo abbiamo questo stupendo cuscinetto, è bellissimo, è veramente stupendo. Lo volevo tantissimo, lo adoro. E praticamente è tutto fucsia con poi questo cordino che è un bianco quasi argento e è della OHP, non so, e è bellissimo, è super morbido, guardate, tipo uno squishy, bellissimo. Poi andiamo avanti. Uno degli acquisti più importanti che ho fatto è quello che vi sto per far vedere. Per chi non lo sapesse, 2 settimane fa ho avuto un incidente a cavallo, sono caduta e sono finita in ospedale. E infatti ho preso molta paura. E la prima cosa che ho comprato in fiera è stata l'airbag. Per chi non lo conoscesse, questo qua è un giubbetto, tipo un gilet, che si attacca qui
si attacca qui alla sella e quando si cade questo si stacca e non è che esplode, però si gonfia e quindi siamo protetti. E io ho preso la taglia XS, la donna, e è della marca, Io l'ho preso da Mascheroni Selleria questo. E io ve lo consiglio a tutti, perché dopo che sono caduta ho preso veramente paura e almeno con questo ho un po' più di fiducia in più, diciamola così. Poi ho preso un paio di pantaloni, però leggings ovviamente. E ho preso questi qua della Accademia. E sono di questo grigio con dentro tutto il grip rosa e anche qui sopra il pezzo rosa. Qui sopra il dietro, così, ecco, sono così. È una taglia XS, sembra piccola, ma è elastica. È una XS comunque. Poi, continuiamo. Primo sacchetto finito. Allora, non so... No, quello per ultimo. Allora vi faccio vedere questo bellissimo set che ho preso da Marta Morgan, ovviamente. Allora, questo set l'avevo già visto. E quando l'ho rivisto in fiera ho detto, no, deve essere mio. Deve essere mio. E infatti poi è mio. È di questo beige, ma beige bellino, tipo crema, con i bordini, con i bordini, questo glitterato, questo rosa chiaro, questo fucsia, è uguale alla cuffietta, io innamorata, è così, bellissimo, veramente lo amo, tantissimo, niente, sono super felice, questo è uno. Poi, sempre da Marta Morgan, ovviamente, mi ha fatto un bellissimo pile. Anche qui dobbiamo stare attenti ai dettagli perché sono fondamentali. Allora, davanti la chiusura abbiamo il gancetto per chiudere e in più qui il pezzo qua che si va qua. Cioè, top. Poi, allora, qui sul garrese tutta questa parte in velluto sia dentro che fuori. Il pile ovviamente è tutto fucsia con i dettagli come il mio sottosella alla gara che sono rosa chiaro, rosa scuro e blu. Tutto così, il pile morbidissimo e alla fine... il logo Marta Morgan con su scritto per Marie. Bellissimo, io lo amo, è bellissimo davvero. L'ultimo acquisto che ho fatto questo weekend a Fiera Cavalli è la cosa più bella del mondo, ma più bella di tutti. Una testiera completamente rosa. Completamente rosa, ragazzi. Cioè, le redini sono tutte rosa e poi sono, come piacciono a me, in come cavolo si chiama questo? Vabbè, avete capito, con le tacche. È tutta completamente rosa. Ci fa di cosa stiamo parlando. È della marca sempre HKM. Non mi ricordo assolutamente quale sia, se le tengo l'ho presa, io l'ho vista appesa, faccio mia. Solo che è una taglia pony. Scopriremo se a Star starà o no, ma io confido in Star che lui, a lui stia, perché ha la testa mini. Ha veramente la testa molto piccola, perché lui porta la cob, però cioè, la stringo quasi al massimo. Quindi, secondo me, se la metto agli ultimi buchi tutta, li sto. E io sono super felice perché non vedo l'ora di metterle là. Cioè, gli starà benissimo. E la cosa bella è che è tutta rosa e gli interni sono in rosa chiaro.
Adoro. Allora ragazzi, questo vlog e haul della fiera termina qui. Spero di potervi vedere il prossimo anno in fiera e grazie a tutti quelli che sono venuti al mio incontro oggi, è stato bellissimo vedervi tutti e parlare un po' con voi. E vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video.